Angelo Sperzaga, liutaio, espositore a Cremona Musica 2022. Maestro Sperzaga, ci vuole parlare della sua attività, di come è nata questa passione per la liuteria? La passione per la liuteria è nata veramente in giovanissima età. Ero alle scuole medie, ho visitato la scuola internazionale di liuteria, mi ha veramente affascinato tantissimo il mondo della liuteria e così ho voluto provare, finita la scuola dell'obbligo, ho frequentato la scuola e successivamente nel giro di pochi anni ho aperto la mia attività che quest'anno compie 32 anni di attività come liutaio professionista e ho già partecipato a più di 25 edizioni di Mondo Musica, Cremona Musica adesso. Anche quest'anno sono presente con un mio stand personale dove ci sono esposti diversi strumenti che sono un po' il meglio della produzione di quest'anno, quindi ci sono tre violini, due violoncelli ed una viola e devo dire che sono molto soddisfatto perché anche quest'anno la fiera ha svolto un enorme lavoro dal punto di vista di chiamare a Cremona i diversi buyer, i commercianti, ma anche tutti quelli del settore, ha sensibilizzato proprio tutto il mondo della musica e quindi per noi liutai di Cremona è ancora una volta una bellissima vetrina per presentare i nostri strumenti e soprattutto sarà anche la possibilità di avere nuovi contatti che andranno a svilupparsi nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi in future vendite. Quindi io sono veramente sempre molto contento di partecipare a questa fiera, una fiera che poi trovo che sia veramente importantissimo per il liutaio di Cremona essere presente alla fiera di Cremona. D'altro canto negli anni ho anche intrapreso la carriera di insegnante, quindi sono docente da 23 anni presso la Scuola Internazionale di Liuteria, dove ricopro anche la carica di vicepreside responsabile della sezione di liuteria. Parlando degli strumenti oggi esposti, ci mostri qualcosa della sua... Mostro questo strumento, questo violino, è ispirato a uno strumento di Guarnieri del Gesù, chiaramente in chiave moderna, quindi diversi particolari, diverse linee sono molto personalizzate come stile, dal mio gusto e da quello che è ormai il mio modo di lavorare. È uno strumento che presenta un fondo unico e quindi un materiale ricercato e un materiale che ha più di 25 anni di stagionatura naturale. È uno strumento che già oggi, che è il primo giorno della manifestazione, ha già riscontrato veramente molto molto favore da parte di chi l'ha potuto provare e suonare. Quindi sono molto contento. Se le cose vanno così come vanno c'è veramente una grande attività, un grande fervore, poi anche perché aspettavamo una fiera di queste dimensioni già da 2 anni, vista la pandemia che ci aveva limitato negli scorsi anni, quindi penso che sarà veramente un'occasione per tutti noi di presentarci ancora una volta al meglio sul nostro territorio e di mantenere anche quella che è, diciamo, la fama internazionale degli strumenti di Cremona, ancora una volta dare riscontro che effettivamente è così per gli strumenti di Cremona. Benissimo, grazie a Maestro Sperzaga e buon lavoro. Grazie a voi.